tipo così. Oh, oh, you! Mi hai definito? Sì, scusa. No, non partecipi. No, vabbè, ma io sbatto le uova, sbriciolo biscotti. No, ma ormai siamo a buon punto, siete bravi. Sì. Allora, il mercoledì qui a Camper è la giornata dolce. Sì. No? Qual è il dolce che ci prepari, Sara? Facciamo una torta con crema pasticcera e fragoline di bosco che ho chiamato estate nel bosco. Estate nel bosco. Una torta estiva, fresca, che ha tutte le cose belle. E noi lo ricordiamo sempre che le torte che realizza la nostra Sara sono semplici, bellissime, ma semplici da fare, giusto? Esatto. Oggi in particolar modo vedremo come si prepara una crema pasticcera fatta per Benino. A modino. Quindi abbiamo i tuorli, sì, la farina, sì, gli aromi che possiamo scegliere. La buccia del limone, sì, ma anche la vaniglia fresca, sì, e poi abbiamo lo zucchero e chiaramente il latte fresco. Perfetto. Quindi tutti ingredienti molto semplici che si trovano in ogni dispensa. Sì. Partiamo. Mettiamo al lavoro? Sì. Andiamo. Sì. Allora, in un pentolino, da dove si parte? Io mi sono già un po' avvantaggiata, sì, ho scaldato in un pentolino il latte, ne aggiungo poi il restante, perché dobbiamo avere proprio il latte bello caldo. Sì. Okay. Non c'è il, te lo so, cerchi il cioccolato, non c'è. No, stavo guardando, Sara, ma non c'è. Intorno, ma non c'è. Dov'è il adesso cioccolato? Aggiungiamo l'aroma. Sì. Possiamo usare il baccello della vaniglia, sì, ma vi volevo far vedere una cosa ganza. Siccome la vaniglia costa un pochino di più, possiamo usare anche ovviamente la buccia del limone. Perché la buccia del limone dobbiamo metterla quando lavoriamo lo zucchero? Cioè, ti faccio vedere. Se io faccio così, sì, vedrai che la carta si bagnerà. Quest'acqua che vedi sono gli oli essenziali del limone che non dobbiamo mai perdere. Quindi quando andiamo ad aggiungere l'aroma, lo andiamo ad aggiungere direttamente nello zucchero, che lo andrà ad assorbire tutto questo olio essenziale. Poi andiamo ad aggiungere chiaramente un po' di scorza anche all'interno del latte. Però è sempre bene farlo anche all'interno dello zucchero, questo per tutte le ricette, non soltanto per la crema pasticcera, quando iniziamo a montare per esempio le uova con lo zucchero. Aggiungiamo lì l'aroma. E questa è una curiosità che non sapevo. È una cosa proprio affatto utile. A questo punto, mentre il latte scalda, un altro trucchettino utile per la crema pasticcera è aggiungere la pellicola trasparente sopra il pentolino. Perché? Perché andrà a trattenere tutta l'umidità. Perché ovviamente noi abbiamo aggiunto un quantitativo preciso di latte, se va ad evaporare si sballeranno le dosi. Giusto. Quindi noi preserviamo tutta l'umidità. Okay. A questo punto procediamo con zucchero. Con la scorzetta di limone profumatissimo che precedentemente messo all'interno. Poi i tuorli, sì, che vanno sempre pesati. Sì, quanti ne hai messi? Qui sono 80 grammi, sono all'incirca 4 tuorli. Wow. Però diciamo che è sempre bene pesarli. A questo punto, importantissimo, mai fermarsi, perché lo zucchero cuoce. Quindi se noi, per esempio, ci suona il telefono, adesso, dici proprio adesso, in dai, diretta, 12:50, diciamo, chi è che disturba? E diciamo, ma sì, lascio le uova lì, tanto che succede. No, possiamo farlo solo quando le abbiamo amalgamate così con lo zucchero, perché se non l'avessimo fatto avremmo trovato poi alla fine tanti pezzettini arancioni all'interno della crema. Poi uno dice, accidenti, ho sbagliato, ma non è, non è vero, non è che si è proprio fatto un errore. Mai fermarsi. Mai. Ecco qua, non ti distrarre. Abbiamo amalgamato quindi le uova con lo zucchero semolato. Sì. E questo era il primo passaggio. Non mi ricordo l'uovo sbattuto che mi faceva la nonna. Adesso, altro momento importantissimo, setacciare la farina. Ok. Perché setacciamo la farina qui dentro? Questo passaggio è il punto che evita la formazione dei grumi all'interno della crema. Quando ci vengono i grumi è perché non abbiamo fatto questa cosa qua. Adesso mescoliamo bene. Sì. E otterremo un composto abbastanza sodo, come vedi. Sì. Come vedete. Eccolo lo qua, così un pastello. No, così. Ecco qui. È facile per ora, questa torta estiva. Che andiamo poi a stemperare, sì, è caldo. Va bene. Con un pochino di latte caldo. Quindi un terzo. Quindi ci mettiamo col latte, perfetto. Un terzo. E quindi andiamo a mescolare in questo modo.
Ci vuole un po' di forza, Mi hai chiamato? No, no, ci siamo, ci siamo. No, ti aiuto, Oggi dei... sono buona, l'altra volta ti avevo fatto lo scherzo delle uova. Sei bisogno dei miei muscoli, muschi. No, no. E oggi ho visto che c'avevi la camicia, ero preparata, ti volevo fare un altro scherzo, poi ho detto no, c'ha la camicia. Sì, io c'ho la camicia, lei è Mario Bros. Non me la sento, manca il cappellino rosso. Sì. Quando il composto è bello liscio e omogeneo, quindi non ci sono grumi, si va di là. Quindi a questo punto... Ecco qui. Quindi lo unisci al latte. Sì, mi passi la frusta qui, per favore. Grazie. Vorrei fare un'altra cosa. Eccoci qua. E adesso si prosegue la cottura. Tu prosegui e noi diamo qualche consiglio per gli acquisti. Tra poco. Ok. Only. Vanesco con la spatola, invece siamo sempre noi, quelli di Camper. Eccoci tornati a bordo nel momento più dolce della settimana di Camper, perché c'è lei, la nostra Sara Brancaccio, che sta realizzando per noi un dolce che sembra una poesia, l'estate nel bosco. Sì. Solo tu ti potevi inventare un nome così. Abbiamo presa così. Allora, diciamo cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto momento. La crema pasticcera a modino. A modino. Bravo. A modino, cioè... Come si fa? Abbiamo montato i tuorli insieme allo zucchero con una frusta a mano che abbiamo poi insaporito con un pochino di scorza di limone. Poi abbiamo scaldato il latte e abbiamo aggiunto la farina setacciata alle uova, stemperato con un po' di latte caldo il composto che avevamo qui e una volta che questo si è ammorbidito lo abbiamo di nuovo travasato all'interno del pentolino. Sì. Io ho aggiunto anche... Il sale. Il sale. C'è il sale anche dolce, nella crema. Perché si mette? Perché si mette il sale dolci? Perché? Vuoi sapere? Perché salta i sapori, lo so. Lei lo sa. Lo sanno tutti. Sale perché salta. Esalta i sapori. Cioè, ti rendi conto? Lei sta studiando, te non stai studiando. Vabbè, fa ripetizioni con te, Sara. Bisogna arrivare pronti per settembre. Sì, sì. Allora, settembre si è finito, quindi sono lì. Bisogna arrivare, ci sarà l'esame finale. Decorazioni di torta in diretta. Ok. Allora, la crema è pronta. Passaggio fondamentale a questo punto è coprirla con la pellicola trasparente a contatto e questo ovviamente eviterà la formazione di quella pellicola che si crea sopra quando raffredda, che è proprio brutta. Sì. Io ovviamente questo passaggio l'ho già fatto e la crema è già pronta. Ferma, dove vai? A questo punto il pan di Spagna in realtà io l'ho già preparato perché sennò era veramente lunghissima la ricetta. Sì. Ma vi volevo dire due o tre cosine. Perché a testa in giù? Perché a testa in giù? È a testa in giù perché il pan di Spagna, se lo lasciamo riposare così com'è, tende ad afflosciarsi. Certo. Invece se lo mettiamo... a testa in giù questa cosa la evitiamo e quindi ho lasciato raffreddare così sulla griglia del forno, poi l'ho già posizionata sul piatto da portata e ho portato un fantastico vassoio girevole che ci aiuta. L'altra volta abbiamo usato un anello. Aspetta, fermo un attimo. Questo parte anche, proviamo, parte la musica. Questo dolce verso di me. Rien va plus. Ma prima di realizzarlo, dacci qualche consiglio per rendere questo pan di Spagna così soffice, perché già lo vedo, io non lo posso nemmeno toccare, non posso mangiare, non posso toccare. C'è proprio il rumore, si sente che è spugnoso. È spugnoso perché bisogna montare non tanto, tantissimo le uova con lo zucchero. Cioè ci vogliono quasi 10-15 minuti di tempo, perché il pan di Spagna non ha lievito. E quindi come fa a lievitare? Con tutta l'aria che viene incorporata all'interno delle uova che montano insieme allo zucchero. Quindi l'errore che si fa di solito... Mi stai facendo cuocere la crema, grazie. L'errore che si fa di solito è quello di montarle troppo poco. A un certo punto diciamo, vabbè, dai, è pronto. Anche perché comunque uno si stanca, no? Dopo 10 minuti a montarle. Quindi il segreto è il tempo, anche la segreto, pazienza, perché ci vuole del tempo per prepararlo semplice e soffice. Adesso insomma. Che si fa là, ovviamente, montiamo. Abbiamo la crema pronta. Inserirla sempre all'interno della sac à poche è un disastro perché uno non ha la manualità e quindi che si fa? Si prende un bicchiere, si inserisce la sac à poche così, si vede bene, perfetto. Sì. E poi tranquillamente facciamo così con tutta la calma di questo mondo. Sono queste curiosità, vedi? Ecco qua. Lo so che ti ci vorresti tuffare, eh?
Roby, niente, niente. Ecco, facendo una fatica, guarda, non puoi immaginare. Ora, la prima la facciamo con la sacca poche, poi se dopo, forbicine. Ti posso aiutare? Poi il secondo strato lo fai tu col cucchiaio, quindi col il primo cucchiaio. Andiamo allora in questo modo. Okay. Ecco qua. Eccoci. Sì. Primo strato fatto. E io avevo già precedentemente bagnato questo strato con del latte. Ve lo faccio vedere col secondo strato. Vediamo, vediamo. Così prima capiamo però, quanto metterne pure. Mettiamo le fragoline di bosco, me le stavo dimenticando. Che è la parte più colorata della ricetta. Allora, tu poi dopo quindi bagnerai l'altro strato con latte. In alternativa, Sara? Alternativa, sai, mettere uno sciroppo di zucchero aggiunge dolcezza e io non lo preferisco. Se fosse una torta con del cioccolato, latte e cacao, sì. Però di solito, proprio, sai cosa potresti aggiungere? Un pochino di queste fragoline pressate che fanno un po' di acqua. Come se fosse una crema, bravo. Okay. Ragazzi, cioè, siamo qui, siamo a livelli pro, eh. A questo punto completiamo. Ok. Completiamo qui. Ma perché spariscono sempre le torte di Sara Brancaccia? Non lo so, l'altra volta il tiramisù non c'era più. Cioè, c'è il TG1, c'è, le 3:30 domani, oh, la torta non c'è più. Ecco qua. E questo l'ultimo strato, perché io Tinto t'ho visto, ma te qui hai fatto un errore. Che è successo? Ah, non hai bagnato, non hai bagnato lo strato precedente con latte, t'ho visto. Con latte? T'ho visto. Io ti ho lasciato fare. Ci avevo messo un po' di rum. Perché ho detto, vediamo se se ne accorge. E invece, sì. Quindi vado facciamo io con l'ultimo strato. Vedere. Vabbè, ma adesso, guarda per come gravità, il latte andrà giù e si bagnerà. Vabbè, dovresti metterci tutto questo. Però guarda quanto è facile pure. Hai visto quanto assorbe? Perché è proprio una torta che deve essere bagnata il pan di Spagna, perché essendo una base proprio che assorbe necessita di molta umidità, certo. A questo punto abbiamo una panna montata e via di spatola. Vai. Qui intanto andiamo in maniera così grossolana. Okay. E iniziamo in questo modo. Intanto vedo gente mangiare. Sì. Peccato se. Non ha funzionato non mettere il cioccolato, perché vedo che anche con la frutta qua si procede. Io l'ho detto inizio puntata. Io si mangia, mi pulisco intanto con le mani perché io lavoro a differenza tua. Te invece tu mangi. Io avrei altri. Cioè, basta. Allora, qui abbiamo messo un bello strato di crema che adesso andrò a rifinire facendo questo movimento qui, sempre rotatorio, sperando che non caschi il piatto. In questo modo creiamo delle strisce. L'ho chiamata in realtà foresta d'estate perché ricorda un pochino quelle torte, sai come vanno di moda ora, shabby chic, che si vede un pochino. Mi piace lo shabby chic a me. Un pochino la parte della torta. Lo shabby chic. Shabby chic. Adesso la mia sacca poscina. Sì. Quindi andiamo di tanti ciuffettini. In questo modo, e poi Tinto, se mi vuoi passare le fragoline di bosco che sono davanti a te, ce le andiamo a posizionare qui al centro. Come sono belle le tue torte, Sara, veramente. Aiuto, ce la faremo? No, dimmi, andiamo dimmi così, te. Andiamo così. Che meraviglia, Sara. Bella. Guarda, questo pan di Spagna ce lo invidiano anche a Barcellona e a Madrid. Di Spagna, capito? Oh, io ci sono arrivata adesso, che fatica, che sono fatica. Sono le 13:04, cioè, ma il bello della cucina si scherza, si ride. Facciamo vedere sto capolino. No. Guarda, concludiamo in bellezza con la nostra Sara, perché guarda, con te... Rifiniamo. Vuoi mettere la fogliolina di menta? Sì, certo. Roberta. Sai quella è la menta, no? Il basilico, Che carino. No, ma lo sa, guarda che ha risposto anche alla tua domanda sul sale, quindi oggi non si può dire niente. Dove vuoi? Lì nel centro. C'è un po' di ordine. Ecco qua. E direi che qua. Che meraviglia. Mica, Sara. Grazie, Sara. Complimenti. Grazie a Sara Brancati.